Terminata l'avventura in Supercoppa Discovery Plus per la Gevi Napoli Basket, con il secondo posto nel gironcino alle spalle della lanciatissima NutriBullet Treviso, è arrivato il momento di fare un po' il punto della situazione tra le filoazzurre. Premettendo che queste quattro partite sono soltanto un assaggio, forse anche un po' troppo prematuro della stagione, qualcosa di interessante lo si è visto, così come altri aspetti da rivedere. Iniziamo questa analisi dagli aspetti positivi messi in mostra dalla Gevi di Coach Sacripanti. Arnas Velička è sicuramente uno dei giocatori partenopei che si è messo più in luce in queste quattro partite. Il giovane Play è stato colui che ha beneficiato di più di questa parentesi per mettersi in mostra. Tra luci, tante ed ombre qualcuna, ha giocato tanti minuti, dimostrando spesso di non tirarsi indietro al cospetto delle responsabilità, soprattutto quelle offensive. Poco meno di 14 punti realizzati di media in queste quattro partite è una grande prova di carattere nella vittoria in rimonta contro la Germania Brescia con 24 punti segnati e un roboante 25 di valutazione. Al ragazzo il talento non manca. È stato bravo nelle partite ad alternare soluzioni offensive dal perimetro a penetrazioni importanti, sfruttando il suo fisico, 195 cm per 90 kg, che lo permette di avere grandi margini di vantaggio sui difensori avversari. Le statistiche di questa Supercoppa dimostrano la volontà del ragazzo di mettersi in mostra, con la giusta dose di faccia tosta. Occhio però a non strafare. Un altro giocatore che ha fatto molto bene in queste partite è Pierpaolo Marini. La guardia abruzzese ha visto innalzarsi esponenzialmente il proprio minutaggio, ma non si è lasciato impaurire da questa situazione. Pronti via è già l'esordio casalingo contro Treviso e doppia cifra, uscendo dalla panca. Contro Brescia è arrivata la conferma del fatto che Marini può starci benissimo nelle rotazioni di una squadra di massima serie, giocando con gli occhi della tigre. Dopo l'exploit all'esordio c'è stata una piccola flessione, per poi tornare a bomba nell'ultima gara contro Brescia al Palabarbuto. Persa, sì, ma giocata a viso aperto da Napoli, e con l'ex Forlì top scorer partenopeo con 15 punti, così come Frank Elgar. Proprio l'esperto pivot statunitense è il terzo fiore all'occhiello di questa Supercoppa napoletana. Partito zoppicando e patendo non poco lo scontro fisico contro un Sims molto più avanti nella preparazione nelle due gare contro Treviso, l'ex Reggio ha poi dominato entrambe le sfide contro Brescia, dove ha segnato complessivamente 34 punti. L'ex Reggio Emilia deve trovare il giusto ritmo, ma ha chiuso in crescendo questa Supercoppa, facendo intravedere quel giocatore abile a far legna sotto canestro, non disdegnando effetti speciali, si è innescato con i giusti tempi dei portatori di palla, soprattutto nei pick and roll. Importanti anche le prestazioni fatte registrare da Marcus McDuffie, soprattutto contro Treviso, l'ala ex Piacenza è stato il miglior giocatore di Napoli dal punto di vista offensivo con 19 e 17 punti. Nelle due gare contro Brescia statisticamente un po' in calo, ma il giocatore sta capendo come essere utile alla squadra. Oltre al già citato Marini, importanti i miglioramenti fatti registrare dalle prove di Andrea Zerini e Lorenzo Uglietti nelle ultime gare contro Brescia. La difesa partenopea è stato un costante miglioramento e questo lo si è dovuto anche alle prestazioni sempre in crescendo di questi ultimi due giocatori. Inoltre, Lorenzo Uglietti è stato nominato ufficialmente capitano della Gevi Napoli Basket per la prossima stagione. Queste le dichiarazioni a caldo del neo capitano azzurro. Sono davvero onorato e felice di questa scelta. Essere il capitano della Gevi Napoli Basket è per me un motivo di grande orgoglio, ma la mia figura rappresenta esclusivamente l'espressione all'esterno di un gruppo squadra affiatato e fantastico. Come ogni medaglia, anche questa Supercoppa ha due facce. Analizzati i fattori più positivi, ci sono state anche delle dinamiche su cui Coach Sacripanti dovrà lavorare in vista dell'ormai imminente esordio in campionato, in calendario il prossimo 25 settembre contro Milano. Josh Mayo è apparso il giocatore partenopeo forse più in ombra in questa Supercoppa. Il Play 34enne ha giocato queste partite evidentemente non nello stato di forma migliore, ma Napoli non può prescindere dalle sue abilità realizzative e in gestione della palla. Il numero 14 azzurro dà vita ad una coppia di play completa con Velička,
I due possono giocare anche insieme, ma ad oggi Maio dovrà sudare molto in palestra per tornare il prima possibile ad una forma fisica accettabile. Jason Rich invece è il più grande punto di domanda di questa fase di stagione per Napoli. Il talentuosissimo esterno ex Avellino aspettava con ansia queste partite per rompere il ghiaccio dopo i tanti mesi di inattività. Sfortunatamente, nella partita contro la Nuti Brullet Treviso, dove Rich ha fatto registrare 0 punti in 19 minuti, tirando con un brutto 0 su 6 al campo, ma soprattutto andando in difficoltà in ambedue le metà campo, l'ex Avellino ha dovuto subire anche un piccolo infortunio, un risentimento muscolare che lo ha costretto ad essere inserito nella lista dei giocatori out per la Supercoppa. Questo guaio muscolare ha innescato molte voci di mercato. Da giorni ormai i rumor si susseguono e il taglio dell'ex MVP del campionato sembrava ormai cosa fatta, in virtù di una chiacchierata clausola escape a favore della società di Patron Grassi. Si era paventato anche di un interessamento concreto da parte di Napoli nei confronti di Andrews, guardia la passata stagione al Darussa Faka in Turchia con 16 punti di media. È dovuto intervenire l'agente dell'esperta guardia americana. Queste le sue parole rilasciate in settimana. A differenza di quanto riportato, il periodo di prova di Jason è terminato. Il suo contratto è diventato interamente garantito con l'esordio in Supercoppa. Non ci sono uscite per la società campana. Se la società volesse tagliarlo, dovrà trovare un accordo con noi. Nella settimana alle porte c'è da preparare l'esordio in campionato, di quelli importanti, contro la corazzata di Ettore Messina, l'Armani Exchange Milano. Napoli arriverà a questa partita con l'interrogativo Rich. Non sappiamo ancora se il giocatore sarà recuperato in tempo per la gara oppure no. Sicuramente sarà una settimana molto lunga ed impegnativa.